I lumtur por edhe i përmbajtur, me fitore në kasë Gjani dhe Biazi mbetet i pamposhtur në këtë edicion të Euro 2016. Sicuramente sono molto felice dopo la decisione del CAS perché finalmente la giustizia viene fatta in quanto a Belgrado l'Albania non ha potuto giocare una partita in condizioni normali e questo sicuramente è una cosa che è nota a tutti e credo che questo sia il primo presupposto perché un evento si possa svolgere e che ci siano pari condizioni tra i due contendenti. Dopo i due esami della UEFA che ci hanno dato parere negativo, questo sicuramente ci aveva lasciato l'amaro in bocca, però quello che conta è che secondo me il TAS ha esaminato in maniera più attenta e approfondita tutti i fatti, e tanto è vero che si è preso anche un altro mese di tempo per poter valutare meglio tutti gli aspetti. Credo che l'analisi sia stata molto attenta e abbia preso in esame parecchie situazioni. Me tre pikët e marra ndaj Serbisë, Shqipëria hedh një hap drejt ëndrrës për kualifikim, edhe pse tani gjithçka e vendos fusha. Siamo secondi a 10 punti con una partita in meno rispetto a tutti gli altri. Jemi në vendin e dytë me 10 pikë dhe me një ndeshje më pak në krahasim me skuadrat e tjera. Mund të kualifikohemi. Varet se si do të luajmë në ndeshje në Kopenhagen, që është shumë e rëndësishme për ne. Mendoj se ajo është sfida më e rëndësishme dhe pas 3 ditësh kemi Portugalin, një tjetër ndeshje shumë të vështirë. Mendoj se shtatori do të japë përgjigje më interesante dhe më të sakta. Kura e teknikut italian është ruajtja e mentalitetit të deritanishëm. Dobbiamo cercare di continuare a tenersi dentro il nostro sogno, ma senza cambiare nessuno di quelle che sono state le caratteristiche e le qualità che hanno portato la squadra fin qua. E vale a dire grande determinazione, grande compattezza, grande voglia di battere l'avversario che avevi di fronte ogni volta, anche se l'avversario era più forte di te. Quindi voglio dire grande coraggio e anche orgoglio nel dire sono piccolo ma voglio giocarmela alla pari con te, senza passare dalla presunzione che sarebbe il primo presupposto per andare male. Guarda, la partita è difficilissima contro la Danimarca perché loro in casa sono temibili, però noi dobbiamo cercare di fare bene, di fare la nostra gara, di stare attenti e di avere la possibilità di sfruttare le occasioni. Pas vendimit të CAS, Shqipëria është një prej 10 përfaqësueseve europiane për krahemrave si Italia, Anglia, Kroacia apo Suedia e Austria që nuk e njohin humbjen në gjysmën e parë të edicionit.